Salve. Allora, premetto che uno non dovrebbe giudicare gli strumenti secondo la simpatia per il marchio, quello che adesso chiamano brand, io chiamo anche marchio. Però è vero, avendo premesso questa cosa, devo dirvi che sinceramente Gibson, come adesso, mi sta profondamente sulle palle. Ma perché? Gibson ha fatto degli errori fondamentali e continua a fare degli errori. Vi spiego. Avendo tirato fuori delle cose che non avevano successo, non hanno avuto successo come le meccaniche auto intonanti o altri modelli. Vabbè, io penso che una industria come nella politica, un marchio, deve avere un rapporto dinamico col pubblico, né fregarsene completamente come ha fatto Gibson, né farsi dire dalla gente quello che deve fare, perché pure questo è sbagliato, certe cose le sa più chi li produce. Quindi è sempre una ti propongo qualcosa di nuovo, ma non te lo voglio imporre. Quindi, secondo me, si dovrebbe dovrebbero fare una linea classica, una linea secondo quello che dice il pubblico e una linea un po' più a capocchia loro. Però, avendo detto ciò, infatti un errore fondamentale è stato quello di imporre questi su quasi tutti i modelli questi meccaniche che si intonavano da solo, che poi a gente non piace, poi pare che non funzionassero, non lo so. Ma poi questo fatto di aver hanno preso Marc Agnesi o Agnesi, dicono in inglese, beh, adesso stiamo parlando italiano, che era semplicemente una persona, un venditore, una persona, una certa personalità, aveva fatto pure un canale, aveva fatto uno show, ed era per quel ruolo, di un po' di persona un po' tenebrosa, un po' così, andava bene. Hanno voluto fare una cosa sbagliata, cioè prendere una persona che non viene da Gibson. Lui vendeva qualsiasi tipo di chitarre e portarla lì e fare i rapporti con il pubblico, senza avere veramente una persona che capisca cos'è veramente le relazioni pubbliche. Morale, sono uscito con un video, sicuramente non potevo fare una cosa di capo anche solo col consenso di Gibson, o forse probabilmente, molto più probabilmente, dettato da Gibson, su questo fatto di minacce più o meno velate a chi, con l'aria di chi invece non sta minacciando, invece sta minacciando, contro la Jackson, che poi c'è un video in cui lui suonava una Jackson che la provava. Questa è la dimostrazione, ma prima di fare una cosa andate a vedere, semplicemente per la forma, ragazzi. Ma che cosa dovrebbe fare Fender per tutte le Telecaster e le Stratocaster? Ora, non che Fender sia, però sicuramente ha un'immagine un po' meno "so tutto io, vi dico io quello che è giusto, noi siamo, ci abbiamo la tradizione, noi ci abbiamo qua". E poi pare che ci siano un sacco di problemi di controllo di qualità su uno strumento, sugli strumenti che sono, secondo me, prezzati molto molto alti, tant'è che ho visto un sacco di persone provare queste chitarre cinesi Eastman, e pare che costano quasi la metà delle Custom Shop, ma più o meno quella è la qualità. Allora, vi dico la verità, io mi prenderei una Eastman, perché a me non me ne importa niente di aver scritto Gibson qui. Tanta gente poi ha reagito in modo anche troppo viscerale, si sono venduti delle Gibson che aveva, quello non c'entra niente. Poi la chitarra, che colpa ne ha la chitarra se la compagnia che l'ha costruita dopo qualche anno ha fatto una serie di cazzate? La gente deve collaborare con loro, ma non ho capito, si fa una
una causa e chi la vince, ma non è. Io non collaborerei mai con Gibson fossi altre cose. Mi fai causa. Siccome loro no, non le vincono le cause. Allora dicono collaboriamo prima, tanto noi i soldi per farti causa ce l'abbiamo, tu magari non ce l'hai, tu dovresti vincere, forse vinceresti, ma non so. All'ultimo magari per vincere ti paghiamo così tanto che magari dopo chiudi anche se hai vinto. Sto facendo dei ragionamenti in tempo reale. Sono molto supponenti in tutto ciò che fanno, ok? Chitarre che in fondo la Gibson è stata come marca all'inizio, semplicemente una marca di strumenti di buona luteria, non era una marca di chitarre elettriche. Se vogliamo essere proprio precisi, se c'è una marca che impersonifica la chitarra elettrica è Fender. Fender, per esempio, ha molto poco a che fare con l'acustica, anche se ci sono le acustiche Fender. Gibson si è riciclata molto meglio sulle chitarre elettriche, tanto che però è entrata nel campo delle chitarre elettriche soltanto perché Fender stava avendo successo. Parliamoci chiaro. Una cosa che innovativa forse sicuramente della Gibson è il fatto di aver introdotto gli humbucker. Però io trovo che Fender abbia fatto dei modelli molto più iconici. In fondo, secondo me, lo strumento veramente iconico fra le chitarre elettriche è solo la Les Paul. Voi potete dire quello che sì, la 335, ma non ha tirato fuori tanti modelli interessanti come la Fender, la Telecaster, la Stratocaster, la Jaguar, la Jazz Master, la Mustang. Beh, diciamo che ne ha tirati tre di modelli iconici. La Les Paul, la Solid Body, quella che chiamano Diavoletto, e la 335. Tre. Fender ha tirato fuori, prima ancora di Gibson, la Telecaster, la Stratocaster. Ha introdotto il vibrato con la leva incorporata allo strumento, che non ha tirato fuori Fender, quindi Telecaster, Stratocaster, Jaguar, anzi, non è storico, Jazz Master e Jaguar. 4. E poi parliamoci chiaro, la SG e la Les Paul sono molto simili. Tant'è vero che hanno lo stesso nome. Qualcuno dirà di no, vabbè, ma sono la struttura due humbucker con le stesse controlli. Le Fender sono abbastanza diverse fra di loro. Una c'ha due pick-up, l'altra ce n'ha tre, poi l'altra c'ha i pick-up della Jazz Master che sono originali. Ecco, forse in un certo senso la Jazz Master, la Jaguar ricorda un po' la Stratocaster, però è diverso il tipo di tremolo, ha due pick-up invece di tre, ha un circuito, rhythm circuit in più. Dal punto di vista elettronico, secondo me Fender ha osato di più, ma d'altronde vi era questo Fender per tanto tempo, mentre Gibson ormai non. Il signor Gibson era morto e sepolto da decenni. Quindi, però ultimamente, guardate, lo so che Gibson fa un po' fighetto, molto fighetto. Ora, io ho copie, quelle cose che loro non vogliono. C'ho una Ali Benton, c'ho una Greg Bennett. Ho non una copia perché Epiphone è sotto Gibson e quindi ho una 300 Diavoletto non Pro.
Quindi non ho a priori un odio verso. Mi sta un po' sulle palle. Posso dire che mi sta sulle palle? Sì. Non solo la Gibson, molte di quelle che sono la Gibson hanno questo atteggiamento snobistico. Questo è tutto in Mogano, questo è qui, questo manda a fanculo. Una cosa ho capito da pippa di suonare. È uno che c'ha pure parecchie chitarre, anche se non ho costose. Se sapete suonare, lo so che dico una cosa ovvia. Io ho preso prima la Squier Vintage Modified Jaguar, suona bene. Ora io non ho mai suonato veramente una Gibson, cioè, di che cazzo stai a parlare? Allora sì, lo so, ma lo sentite. Poi sto facendo un discorso generico, non ho detto che le Gibson sono, fanno schifo, assolutamente, però io dico che hanno un prezzo troppo alto e da quello che ho letto in giro non giustificato da una qualità impeccabile su tutti gli strumenti, nel senso che ci sarà qualche strumento sicuramente, scusate che buio, ma qualche strumento che ha dei problemi, ma se io pago migliaia di euro o di dollari per uno strumento, non voglio avere problemi di qualità. Mi dispiace. Poi quel fatto che hanno spostato col Caterpillar sulle vecchie chitarre non vendute, ognuna costava migliaia di euro, proprio è uno sfregio a chi non ha i soldi per comprarsi una chitarra. Hanno distrutto tipo 400 mila dollari di roba perché conveniva distruggerli. Ma non potevano darle a qualcuno, non mi dite che non potevano, si poteva benissimo darle a qualcuno. Qualcuno che tanto con la Gibson non se la sarebbe mai potuta comprare. Dimostrando che chi se l'è presa non l'ha presa per rivendersela. E no, allora non ci siamo. Tu fai un bel segno indelebile sul corpo, tanto la sta regalando, quello vuol dire, e poi dietro stampigliato, non la puoi vendere, la puoi tenere, oppure non la puoi vendere per 10 anni. Eh no, se no tanta gente ci marcia sopra, no? Oppure la dà presso, che ne so, scuole di musica del terzo mondo, ok? Credo che non se la rivendano, se la tengano. Insomma, in tutto il mondo 300-400 strumenti. L'unica cosa che poteva dire è: noi la mandiamo, però non ci dobbiamo, se voi pagate, ci pagate le spese di spedizione. Chiaro? Sarebbe stato un'impresa di marketing e pubbliche relazioni eccezionale. Due piccioni con una fava, fanno veramente del bene e ci fanno pure una buona figura. Però come dice Gibson, è così, non c'è niente da fare. Rappresenta la Nike delle fra vabbè, adesso ci saranno fanatici della Gibson. Io sto facendo un discorso generico, ok? Non dico che la Gibson fa schifo, dico che ha dei seri problemi collegati fra marketing, rapporto qualità-prezzo e tendenza a fare un po' il bullo rispetto ad altre marche inferiori. Questo è. Poi sicuramente ha prodotto chitarre buone, chitarre iconiche, anche se io personalmente lo dico, preferisco sempre Fender, però.